8 di Rockall con Gabriella Martinelli e Lula che sono venute a trovarci. Ciao, grazie di essere qua con noi. Innanzitutto qua siamo sul divano, quindi io mi divanizzerei anche un attimino, mi metterei anche un pochettino come, non so per voi, ma a me il divano fa venire un po' in mente sempre quello, no? Quello di stare un po' rilassate e tranquilli. Sì, casa, è casa, noi ci sentiamo già a casa, ci piace. Vi piace sì, l'idea, perché sì. Poi anche a Sanremo uno viene e si rilassa. Perché abbiamo capito che è tutta una grande festa, stiamo cercando di prenderla così e di mettere da parte la tensione. Si riesce a dividere la tensione in due, cioè in due riuscite a, come dire, affrontare meglio anche quella che è l'atmosfera sanremese, oppure si raddoppiano le ansie in due? No, devo dire che siamo abbastanza tranquille, siamo cariche, poi sì, no, in realtà abbiamo unito le forze. No? Sì, ci spalleggiamo. Ci spalleggiamo parecchio. Mi raccontate come è nata, quando è nata la vostra canzone per il festival di quest'anno? Era una sera d'agosto dello scorso anno, quando ho scritto Il Gigante d'Acciaio. Io sono di un paese della provincia di Taranto, Montemesola, e avevo voglia di raccontare la storia della gente del mio posto. E ovviamente chi vive giù conosce molto bene la realtà del Gigante d'Acciaio, però mi piaceva che non rimanesse ecco storia di pochi, anche perché di giganti d'acciaio in Italia e nel mondo ce ne sono tantissimi. E quindi è nata questa collaborazione in maniera spontanea, in pratica, no? Assolutamente in modo naturale. Io e Lula ci conosciamo già da un po', non è solo una rapper, è una musicista bravissima e ho pensato che potesse essere perfetta per questo pezzo, no? Abbiamo giocato anche sulla contaminazione, il brano è un rock d'autore con queste sfumature rap, ci piace, non amiamo la classificazione di genere e quindi abbiamo voluto portare tutta questa roba. Lula, in che cosa vi assomigliate e in che cosa siete diverse? Bella domanda. In cosa ci assomigliamo? Sicuramente sarà abbastanza scontato, però nella grande passione che abbiamo per la musica e per il voler trasmettere qualcosa, un messaggio, nel voler dire qualcosa, questo ci siamo ritrovate subito. In cosa siamo diverse? In mille cose, ma in fondo è anche giusto così, perché insomma diversità è ricchezza ed è proprio quello su cui ci siamo basate. Io ero curioso di capire come le persone del tuo territorio hanno preso la tua canzone, cosa ti hanno detto quando hanno scoperto che questo tema arrivava sul palco del Teatro Ariston. Devo dire che stiamo ricevendo tantissimi messaggi d'affetto, io sono molto contenta di questo perché è importante per loro sapere che c'è qualcuno che può dare voce a un pensiero, no? A un pensiero di tanti. Sono dell'idea che bisogna parlarne il più possibile e davvero non deve rimanere solo un problema di Taranto questo. E tra l'altro penso che chi faccia musica, cultura in generale, abbia anche delle responsabilità forti rispetto a questa cosa, no? Bisogna provare a muovere. Cosa succederà dopo il festival? Ognuna di noi sta parallelamente lavorando ai suoi progetti, io al mio primo EP e con il suo zampino, perché lei mi segue nella produzione artistica appunto dei miei brani, dei miei pezzi, insieme ovviamente ai miei musicisti, e quindi non vedo l'ora anche di cimentarmi in questo con grande passione e amore. Anche con Paolo Mazziotti, dobbiamo citarlo, che tra l'altro è tra i compositori del Gigante d'Acciaio, e io sto lavorando al mio terzo disco e dopo due album da indipendente sono felice di dire che il prossimo lavoro uscirà per Warner Music Italia e sotto la produzione di Brando. Grazie di essere state con noi, in bocca al lupo. Grazie a noi. Viva il lupo.